Arbitraggio, due paroline. Arbitraggio, ottimo arbitro. Vabbè, c'è anche l'altro lato della medaglia, il nostro incommentabile, guarda. Esatto, è poi lo stesso di Lecce, quindi è sempre lui, ormai penso si sia visto chiaramente di che cosa è stato capace, no? Basta, grazie. Avanza. Non so, due parole proprio sull'arbitraggio. Pilotata. Non c'è spiegazione. Partita terribile. Peccato perché comunque la squadra aveva espresso una buona voglia di reagire. Sì, assolutamente. Rispetto a Firenze, netto miglioramento. Cioè, la reazione l'abbiamo vista. La reazione c'è stata, sì. Ma sia sull'impegno sia anche sulla qualità. Perché comunque non era facile questa sera. Però è chiaro che quando gli episodi ti penalizzano in questo modo non c'è niente da fare. Insomma. Tre espulsioni io. Ma Di Bello non ha capito niente dal primo minuto al 96esimo. Senza contare il rigore del primo tempo. Vabbè. Abbastanza clamoroso. Speriamo che sia fermato. Questo arbitro non è degno di arbitrare in palcoscenici come l'Olimpico. Molto bene. Ciao ragazzi, grazie. Secondo te com'è stato l'arbitraggio? Com'è stata la prestazione? Partiamo da quello. Prestazione alla Lazio, Gagliarda. Bella prestazione, non me l'aspettavo. Tu te l'aspettavi? No. Te l'aspettavate voi la prestazione alla Lazio? Così no. Quindi molto soddisfatti della prestazione. L'arbitraggio, che vogliamo dire? Abbiamo rivisto pure sugli schermi l'episodio quello di Pellegrini, drammatico, perché chiaramente lui non si sarebbe dovuto fermare, questo lo sappiamo tutti, e l'arbitro avrebbe dovuto capire benissimo la situazione. Non è venuto nessuno dei due. Milan malissimo, ha fatto gol solo in quell'occasione, che tra l'altro, se ci fai caso, è avvenuta nello stesso modo dei gol che abbiamo preso all'andata, sì. Con palla sul fondo messa dietro al rimorchio, Provedel, e c'era ecco, lui si deve sfogare, e c'era fallo su Immobile precedente, tra l'altro, per cui arbitraggio, oltretutto le espulsioni, anche l'ultima, quella di Guendouzi, l'arbitro avrebbe dovuto capire la situazione, perché tirato, alla fine non ha messo né mani in faccia né niente, ha dato una spintarella dopo due espulsioni, quella di Marusic non l'ho vista, non so com'è andata, quindi tremenda, però mi lascia ben sperare per Monaco. Offensivamente è sempre molto sterile la situazione. Fiducia a Sarri? Sì, tanta, è chiaro che è quello, l'allenatore migliore che possiamo avere, quindi lo dobbiamo mantenere. Grazie mille, ciao ragazzi, ciao. Buona serata. Era una partita 0-0 secondo me, tutto lì. L'arbitro, siamo stati polli noi. Io la partita finita in 8, però non me la ricordo. No, io me la ricordo, sei troppo giovane, sì. Allora sì. È passato tempo, sì, ma non. Guarda, secondo me siamo stati. Sono stati un po' antisportivi loro nel momento che forse potevano buttare palla fuori quando c'era quel giocatore a terra, però è stato ingenuo il giocatore nostro Pellegrini, che non doveva fare il secondo fallo, insomma. Male che andava, ci avrebbero rivista il VAR pure se segnava, cioè lasciala andare, tutto lì. E poi se la vuoi buttare fuori, buttala fuori senza che aspetti che esce fuori la palla. Sarri? Sarri, aspettiamo. Io sono filo comandante, quindi a me dispiace. Però oggi secondo me era una partita da 0-0. Che te posso fare, mio amico? In 10, con arbitro. In 8 siamo finiti. Sì, poi in 8, certo. Però il problema dei 10 contro 12. No, che poi è un peccato, anche perché la squadra non era scesa male in campo come contro la Fiorentina. No, stava tenendo bene, abbastanza bene. Siamo spuntati, un po' cotti, per carità. Però poi questa bene. Squadra con Milan potevamo portare a casa qualche punto. Vero? Sì. Ciao, grazie. A te. Insomma, se non ti conviene, io sono milanista, quindi. Secondo te come è arbitrato Di Bello questa sera? Non lo so, io per quello che ho visto tutto corretto tranne l'ultimo rosso, secondo me l'ultimo rosso era evitabile, però per il resto secondo me è andato abbastanza bene, anche perché era complicata, io sono milanista. Chiedo a te. Perché io sono laziale, lui è il mio migliore amico, però diciamo ti fa Milan io Lazio. Secondo me ha esagerato, nel senso non è stato per niente corretto, però che cosa ci possiamo fare? Dobbiamo puntare alle prossime partite, migliorare e niente, vedere che cosa. Che al Bayern. Sì, è un problema, però pure perché il nostro morale adesso è abbattuto, però ci rifaremo. Ciao, grazie. Ciao.